bambini e ragazzi. Adesso io vi do il numero del cellulare, che poi verrà anche messo in sovrappressione, ed che comunque è il 335 81 49 786. Spero che non mi telefoni da tutta Italia. Ed per i quiz che abbiamo fatto durante la messa. Voglio bambini e ragazzi dirvi due cose. La prima, ci sono stati alcuni bambini che hanno chiesto: faremo la prima comunione, faremo la cresima? Adesso è ancora troppo presto. Io vi assicuro che certamente la prima comunione e la cresima la faremo, ma dobbiamo anche vedere come la situazione si evolve. Non preoccupatevi, certamente con le catechiste contatteremo i vostri genitori, e poi con le catechisti, con i gruppi di catechesi, ci sarà quella preparazione che vi accompagna alla messa di prima comunione ed a ricevere il sacramento della confermazione. Però so che le catechiste raggiungono i vostri genitori con una scheda che permette proprio di ritrovarvi in famiglia per impostare un cammino verso la Pasqua. Ecco, questa era la prima cosa: tranquillizzarvi, state sereni, certamente faremo la prima comunione e la cresima come ogni anno. Non sappiamo il periodo, però questi due grandi doni verranno certamente celebrati nelle nostre comunità. La seconda cosa è il cammino di Quaresima proposto dalla Federazione Oratori Milanesi, e come sapete ogni domenica in fondo alla chiesa è sul tavolino sia della chiesa di Premana che di Pagnona trovate i personaggi che ci ricordano il brano del Vangelo della domenica, e poi un pezzo del puzzle che descrive il tema di questa iniziativa. Correre accanto, cioè ecco, percepire i sentimenti come sono stati nella prima domenica di Gesù nel deserto, quando il Vangelo delle Tentazioni, oppure i sentimenti della Samaritana, ecco, nella regione di Samaria vicino al pozzo, oppure ecco la discussione che Gesù ha avuto con i giudei che si inorgoglivano di essere figli di Abramo proprio lì nel Tempio di Gerusalemme. Ecco che sentimenti possiamo sentire nel nostro cuore, suggeriti proprio dal racconto della parola di Dio di ogni domenica. Non uscite voi dalla casa, la mamma magari va alla spesa, la nonna va in farmacia, il papà va al lavoro, sia in chiesa parrocchiale di Pagnone e di Premana potete trovare i pezzi del puzzle. Poi dietro, non preoccupatevi, ci sono le istruzioni, c'è la preghiera, in modo che anche questo può essere un semplice strumento per il cammino verso la Pasqua. Ed è questo avviso, invece, vuole essere un augurio per il papà, perché oggi è la festa di tutti i papà. Ed è per i papà che sono in cielo, invito i padrini a farsi prossimi ai ragazzi, ai fanciulli, proprio perché anche il loro compito è dell'essere padre, ecco, dell'essere padrino, scusate, venga vissuto. E poi per i papà che vivono un po' con il cuore ferito, no? Perché magari non sentono il figlio o la figlia telefonicamente per una situazione di separazione, eccetera. Ecco, abbiate ad vivere proprio una bella festa del papà, cioè, e quindi fare in modo che San Giuseppe sostenga un po' tutti i vari
tutti i vari cammini, a volte c'è il silenzio, a volte c'è la sofferenza, a volte c'è il sogno, a volte magari ecco, c'è un sogno che come una bolla di sapone purtroppo un po' va a finire, questo dice la fragilità anche delle nostre relazioni. E poi un augurio anche ai nonni, i nonni che non potete vedere, bambini e bambine, ma loro certamente vi chiamano al telefono, per chi è più addentro nelle cose dei social network, magari fanno la videochiamata e quindi voi li potete vedere. E ai nonni, come ai papà, vogliamo fare un augurio sonoro. C'è stato un amico che mi ha mandato la canzone e la musica della canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro, ecco, con la fisarmonica. Questa armonia vuole essere un augurio per tutti i papà, per i nonni, per coloro che si chiamano Giuseppe, Giuseppina, Giusi, ecco, li voglio tutti abbracciare. E poi voglio fare a nome di tutta la comunità di Premana e di Pagnona tanti tanti auguri a padre Angelo Gianola, che proprio oggi compie 99 anni. Quindi padre Angelo, dai Proman, e proprio tanti 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 auguri, ecco, bambini e ragazzi, sempre sempre uniti, e come voi avete ben disegnato e scritto, ecco, siamo sicuri tutto andrà, ditelo voi, tutto andrà bene. Bravissimi, arrivederci.